la rassegna stampa di Mimmo Moramarco. Buongiorno a tutti, buon 2 maggio 2023, buon martedì, Mimmo Moramarco. Oggi non abbiamo i quotidiani in edicola, come era stato abbondantemente annunciato anche dalla stessa stampa, proprio in virtù della festa di ieri, la festa dei lavoratori, 1 maggio. Oggi abbiamo un mini approfondimento proprio su questo, tra il concerto di Roma del 1 maggio e il concerto dell'1 maggio di Taranto. Di lato vedete anche le prime pagine dei quotidiani esteri, ma partendo da Roma, con l'edizione dedicata dai sindacati alla Costituzione, anche con il lancio degli hashtag Il diritto che mi manca, in quella che si temeva potesse essere un'edizione di polemiche politiche e attacchi al governo, è stata più un ritorno alla festa in musica, alla rivendicazione dei diritti dei lavoratori e delle donne. 300.000 le presenze in piazza, che non si sono fatti scoraggiare dalla pioggia che non ha mai dato tregua durante tutto il giorno. Padrona di casa Ambra Angiolini per la sesta volta consecutiva ed è un record, affiancata da Fabrizio Biggio. Emozionata in apertura ha ricordato Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 nell'ultimo giorno del suo periodo di alternanza scuola-lavoro. Ancora emozionata ha ricordato i ragazzi che non si sentono supereroi e non reggono le pressioni della vita. Sempre lei si è fatta portavoce dei diritti delle donne, avvocata, ingegnere, architetta. Tutte queste vocali in fondo alle parole saranno armi di distrazione di massa, e ricorda: riprendetevi le vocali in fondo alle parole, ma ridateci il 20% di retribuzione. Poi alla fine rock di Ligabue, tornato in piazza dopo 17 anni, l'entusiasmo di Tananai, la forza coinvolgente di Lazza, la capacità di emozionare di Emma, la leggerezza di Francesco Gabbani, la dolcezza di Mr. Rain. Purtroppo a Taranto non è stata la stessa cosa, la pioggia era comunque attesa ed è arrivata puntuale, limitando l'afflusso del pubblico al concertone dell'1 maggio libero e pensante. I tre direttori artistici Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci, già ieri, annunciando via libera da parte della commissione provinciale di pubblico spettacolo, avevano invitato gli spettatori ad attrezzarsi con scarponi e ombrelli, ma al momento gli organizzatori hanno valutato di spostare una parte dell'evento in altre location e poi arrivare alla chiusura prima del maltempo, il parco archeologico trasformato in un campo di fango. Il concertone dell'1 maggio libero e pensante di Taranto quindi ha chiuso anticipatamente rispetto al programma. Sul palco avrebbero dovuto salire ancora, tra gli altri, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Nicolo Fabi, Nino Frassica e la Los Plagues Band, Marlene Kunz, Willy Peyote, Ron e la rappresentante di lista. Così non è stato ed è finito. Bene, con queste due notizie che riguardano ieri, lo ricordo ancora, oggi la rassegna stampa non è stata possibile perché i quotidiani non sono stati pubblicati dopo la pausa del 1 maggio. Comunque ci risentiamo domani in un'altra rassegna stampa. Da Mimmo Moramarco è tutto, buon martedì 2 maggio a tutti quanti voi.